È partito lunedì 5 febbraio un nuovo percorso di alternanza scuola-lavoro che vede coinvolta la città metropolitana di Torino e due classi dell'Istituto Professionale Albert Steiner. Torino Scienza Social Network è il titolo del progetto cui le classi hanno aderito, un progetto volto a coinvolgere i ragazzi sull'utilizzo dei social network in supporto alla tradizionale comunicazione istituzionale, come da tempo sperimenta la città metropolitana di Torino. Dopo una lezione introduttiva sull'utilizzo dei nuovi media in un contesto istituzionale, i ragazzi hanno analizzato il profilo Facebook e Twitter di torinoscienza.it, portale di divulgazione scientifica curato dall'ufficio stampa della città metropolitana, diventato punto di riferimento e vetrina di comunicazione del sistema Scienza Piemonte. Attraverso la visita alla mostra L'infinita curiosità, ha avuto inizio l'aspetto pratico del percorso, che prevede l'esperienza diretta di un evento scientifico al fine di comunicarlo e diffonderlo nella rete. Abbiamo accolto l'invito della città metropolitana perché da subito ci è sembrato un progetto interessante in linea con quello che è l'indirizzo della scuola, cioè quello di promuovere attraverso gli strumenti che la scuola fornisce ai ragazzi e attraverso anche la loro maturità, la loro preparazione, dare un contributo alla divulgazione dei saperi, in modo particolare del sapere scientifico, che è appunto l'oggetto di questa mostra, e poterlo divulgare in maniera efficace con appunto l'entusiasmo tipico dei ragazzi e con le nuove tecnologie, con i nuovi strumenti che i ragazzi spesso utilizzano in maniera impropria. Quindi vuole essere anche un'occasione per educare all'uso, a un uso diverso, quelli che sono i social. Quindi una verde, una blu, al primo colpo. Olè. Cosa ti aspetti da questo percorso e da questo progetto? Beh, sicuramente mi aspetto di imparare qualcosa di più di quello che ci hanno insegnato a scuola, fare nuove esperienze, conoscere un po' cosa c'è intorno a noi e magari, chissà, in un futuro di interessarmi a qualcosa di più grazie a questo progetto, magari approfondire i miei studi. Dal punto di vista invece social media? E abbiamo già avuto la possibilità di fare una piccola introduzione sul mondo social, utilizzato però dal punto di vista istituzionale. Questa mostra che stiamo vedendo, secondo te, ha dei requisiti utili e da utilizzare poi su una piattaforma sociale e quindi su Facebook, su Twitter o su YouTube? Sì, certamente, ci saranno molti contenuti che saranno sicuramente interessanti da far vedere a tutto il pubblico che comunque sarà su Facebook, perché comunque non c'è solo gente a Torino che potrà conoscerla, ma in tutto il mondo potrebbe essere conosciuto grazie a noi, grazie alle condivisioni che ci sono comunque su Facebook, grazie ai motori di ricerca anche.